E rieccoci qua qui di nuovo in diretta. Adesso c'è la sigla. Sono le 4:20. Ma continui a parlare, ma non, nei milanesi non parlano. No, non sto parlando milanese. Tu dici che sul 9 parlano tutti. Perfetta dizione. No, ma che perfetto. Poi che parlano. Siamo a... Sono le 4:20? No, io faccio le 4:20. No, sono le 19:35. Fermo posta. No, fermo posta, ma 19:35. Dino Frassica conduce, che tempo che farà? Co-conduce, io il balletto, facciamo il balletto. Che tempo che farà, in cui vi mostreremo cosa succede e cosa succederà nelle, anche nelle prossime puntate. No, nella puntata, no, puntata per puntata, è dietro le quinte della, della trasmissione. E vediamo... Per esempio, ti volevo dire gli ospiti di questa sera. Questa sera ci sono, abbiamo il grande onore. In un silenzio, momento... bambini, ci sono i bambini. Ma no, che bambini? C'è un coro. Sono gli ospiti. Abbiamo l'onore di avere Liliana Segre questa sera con noi. Ci collegheremo poi con David Grossman. Avremo Shevchenko, Stasce e The Colors, sì, Ornella pubblicità, Vanoni. Pubblicità, attenzione, pubblicità. Da chi? Stasce, pubblicità. No, no, Stasce. Ti do due, no. Me ne vai. No, no, Stasce, Colors. Vabbè, scusa. Tu, per carità. E poi i giornalisti, perché avremo con noi Giovanni Floris, Fiorenza Sanzanini, Michele Serra, Giancarlo Giannini. No, dov'è Giancarlo Giannini? No, Massimo Giannini. Non posso sbagliare. Roberto Burioni e poi la nostra Luciana Di Fizzetto, l'ho già detto. E poi gli ospiti del tavolo. Tavolo pazzesco. Questa sera abbiamo un tavolo, c'è cioè Simona Ventura, Paolo Antonio, signora Coriandoli, Mago Forest. Insomma, vabbè, però la gente si chiede che succederà poco prima della trasmissione. Questo qui facciamo, mostriamo quello che c'è. No, guarda, ti presento intanto. Questi sono i colleghi. Scusate se vi disturbo. Colleghi. Fiorenza Sarzanini, del Corriere della Sera, direttore e vice direttore di Novella Bella di Nofrasi. Massimo Giannini, siamo colleghi. Vice direttore, buonasera. Ormai siamo giornalisti di Repubblica. È un privilegio. Giovanni Floris. Molto piacere. Piacere mio. Piacere mio. Nostro. E Michele Serra. Tutti i giornalisti. Tutti i giornalisti. Esatto. Comunque possiamo anche vantarci che il nostro è il mestiere più antico del mondo. No, no, se fosse un altro. Mi risulta, da sempre il giornalista c'è stato sempre. Poi, tu hai portato, della pietra. Hai portato il tuo libro per Frassica? No, questa è la copia mia. Ah, copia mia. Guarda, è scritto copia mia. No. No, perché c'è, invece è un altro libro diverso dagli altri, no? Insomma, sono reti che nessuno non conosce bene, non vorrei che... No, non fare così. Ah, tu dici, non fare così, hai capito cosa sottintende? No. Dice, sono reti che non conosco, magari il libro Sì. Hai capito, vabbè. No, invece è un libro, poi ne parleremo. Molto volentieri. Perché in questi momenti così difficili... Ci sono categorie eterne, come diceva anche il maestro. Cioè, ci sono le figurine, ce ne sono? No. Possiamo organizzare all'unico. Parla di quanto la letteratura sia anche oggi fondamentale per essere un punto di riferimento. I libri importanti nei momenti di per me almeno, poi per altri non lo saranno meno, però mi auguro che possa piacere. Che fai? C'è il microfono? Ah, non c'è nella battuta. Vabbè, allora noi vi lasciamo, se andiamo da questa parte. Chi c'è? Burio. Ah, Burioni qui. Burio. Camerino di Roberto Burio. Burioni. Forse non è arrivato. Senti, Burioni, c'ho un dolorino. No, ma non c'è. C'ho un dolorino alla spalla. Che dolore. Bussa ancora. Vediamo ma Burioni è un attore che fa Burioni? No, non è un attore. Non è il professor Burioni, è certo. Possiamo? Non c'è. Non è arrivato. Non è arrivato. Sai come si dice con i medici? Dica 33. Non c'è. Vabbè, vediamo. Ci vediamo tra pochissimo. Mancano ormai. Ecco qua, adesso c'è. Il camerino di Fabio Frassica. No, ma questo non lascia dai disordinato. Allora, regia, inquadrate bene, adesso apro e vediamo il camerino di Fabio Frassica. Ma no, non è che è tutto in disordine. Che in disordine, guarda. No, ma non è questo il mio camerino, non è questo. No, Nino, non è questo. Il mio è un metro per uno. No, ma non è. Ma non è il mio camerino. Mamma mia, che camerino che t'hanno dato. Ma ti assicuro che non è questo, non è il mio. Ma non è vero, Nino, ma questa è la tua... Mazza, che cazzo. Ma non è così. Al contrario del mio. Vabbè. Perché tu chiudi la porta? Ma chi Mara? È? Mara! Chi è Mara? Mara! Chi è Mara? Ah, Mara Maionchi. Mara Maionchi. Però se qui non c'è nessuno, allora, qui non ci siamo messi male. Vabbè. Ricordiamo che il mio non potevo fare... Ah! Vedere. No.